Digiton, ovvero una maratona di idee digitali ideata dal Presidente della Quinta Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, l'Onorevole Francesco Boccia. Un evento che ha preso il via a Biceglie e che si dipanerà tra ospiti e riflessioni sino a domenica prossima. Prima serata con diversi spunti di riflessione grazie ai dialoghi su digitale e futuro. Ed è stato proprio un cosiddetto digital visionary, ovvero Gianluca Comandini, ad aprire l'evento parlando della quotidianità nell'anno 2030, dove Internet sarà ormai una cosa lenta rispetto alla velocità con cui correrà il mondo. A seguire un interessante confronto tra il ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini ed il presidente Mediaset Fedele Confalonieri, che hanno parlato di cultura, rapporti con le big company e nuovi media. Continuo a dire che una serie di regole a livello europeo è utile farlo. Nel settore dei contenuti, i singoli stati, anche i più grandi europei, sono piccoli di fronte ai giganti della rete. Insieme il mercato europeo è il più grande produttore di contenuti e il più grande consumatore di contenuti culturali che ci sia al mondo. E quindi bisogna lavorare insieme. Cinema europeo, letteratura europea, musica europea. Il rapporto tra social ed atleti invece è stato spiegato in modo incisivo dal presidente CONI Giovanni Malagò, che ha chiuso la prima giornata di incontri non disdegnando una battuta importante sulla ferita aperta per aver ritirato la candidatura dell'Italia alle Olimpiadi 2024. Innanzitutto la correlazione finale bisogna scoprire ogni giorno. Diciamo che ogni secondo che passa però c'è qualche cosa di opportunità, di sinergie, di valore aggiunto che il mondo digitale sta offrendo al mondo dello sport e devo dire che il mondo sport è un meraviglioso contenitore, tutto un contesto che offre, diciamo, forse la migliore opportunità adesso, voglio dire, diciamo, di questi servizi. Lo dimostrano tutto quello che sono le azioni che quotidianamente come Comitato Olimpico, Italia Team, i singoli protagonisti, le federazioni, le squadre stanno portando avanti. E le frontiere è bello perché ogni giorno si allargano, un po' come l'asticella si alza. E devo dire che siamo stati, secondo me, bravi a essere in linea con questi tempi. Il tema del ciclismo, le posso dire che ci sono sport che paradossalmente è molto più esasperato questo concetto, anzi forse lì c'è ancora qualche cosa di molto più umano rispetto a quello che diciamo è nascosto nell'hardware o nel software, diciamo, di apparecchiature. E sì, però è difficile dire che su alcune cose dobbiamo modernizzarci al massimo e su altre non lo dobbiamo utilizzare, perché se poi vogliamo conquistare quel tipo di pubblico, magari diciamo certe abitudini, tra virgolette, vintage, bisogna lasciare restare. Io credo che, come tutte le cose, il buon senso è indispensabile.